Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Babilonia cade per corruzione, Gerusalemme per distrazione, per non ricevere il Signore che viene a salvarlo. Non si sentiva bisognosa di salvezza. Aveva gli scritti dei profeti, di Mosè, e con questo era sufficiente. Ma scritti chiusi, e non lasciava posto per essere salvata. Aveva la porta chiusa al Signore. Il Signore bussava alla porta, ma non c'era disponibilità di riceverlo, di ascoltarlo, di lasciarsi salvare da Lui. E cade. Perché la corruzione ti dà qualche felicità, ti dà potere e anche ti fa sentire soddisfatto di te stesso. Non lascia spazio per il Signore, per la conversione. Questa parola, corruzione, oggi ci dice tanto a noi. Non solo corruzione economica, ma corruzione con tanti peccati diversi. La più brutta corruzione è lo spirito di mondanità. Quando pensiamo alla fine, con tutti i nostri peccati, tutta la nostra storia, pensiamo al banchetto che gratuitamente ci sarà dato e alziamo il capo. Niente depressione, speranza. Ma la realtà è brutta. Ci sono tanti popoli, città, gente, tanta gente che soffre, tante guerre, tanto odio, tanta invidia, tanta mondanità spirituale, tanta corruzione. Sì, è vero, tutto questo cadrà. Ma chiediamo al Signore la grazia di essere preparati per il banchetto che ci aspetta, col capo sempre alto.